saluto a tutti gli ascoltatori di Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un bellissimo lavoro appena pubblicato dal CISAM, dal titolo Instrumenta Tudertina. Le più antiche carte dell'Abbazia di San Leucio e del Monastero di Montesanto di Todi, di Gaia Sofia Saiani, che abbiamo il grande piacere di avere nostra ospite perché ci parli di questo interessante volume. Quindi, come mia abitudine, io le lascio subito la parola. Prego, a lei. Grazie, buonasera a lei e al pubblico di Italia Medievale. Innanzitutto grazie davvero per l'invito, che è davvero gradito, e per l'interessamento al mio libro, che rappresenta l'esito di una ricerca in origine nata come tesi magistrale, come puro lavoro di edizione di documenti, e poi ripresa un paio d'anni fa con l'idea di farne un lavoro di più ampio respiro. Partiamo dunque dal titolo di questo libro, Instrumenta Tudertina, le più antiche carte dell'Abbazia di San Leucio e del Monastero di Montesanto di Todi, perché Instrumenta Tudertina, innanzitutto, una coppia formata da un sostantivo e da un aggettivo dotati di una doppia sfumatura semantica, dal momento che il lettore può intenderlo sia come nome comune sia come nome proprio. Come nome comune, infatti, la formulazione significa genericamente documenti o documentazione Tuderte. Come nome proprio, Instrumenta Tudertina indica la denominazione del fondo dell'Archivio Apostolico Vaticano, ossia l'ex Archivio Segreto Vaticano, ritrovato nel 1900 da un famoso archivista e storico diplomatista tedesco, Paul Fridolin Kerr, che coincide anche con il punto di avvio del mio lavoro di edizione di questi materiali. Il titolo del volume vuole da ultimo dichiarare che cosa il lettore può aspettarsi da questo volume, che è composto da due sezioni principali. Una prima di introduzione e di contestualizzazione del lavoro di ricerca e di edizione, e una seconda che ospita l'edizione dei 35 documenti, conservati appunto nel fondo degli Instrumenta Tudertina, seguita da un ulteriore appendice in cui sono editi altri 26 documenti che intrattengono una relazione, credo, significativa e stringente con i documenti del fondo principale. Quindi il lettore, secondo me, deve aspettarsi l'assoluta centralità dei 61 documenti editi, il cui testo si può dunque ora e qui leggere per la prima volta in forme critiche, ovvero secondo le più aggiornate norme di edizioni per le fonti documentarie. Questa precisazione in realtà serve altresì ad avvertire il lettore che l'introduzione ai documenti che si trova nelle prime 164 pagine, quindi un'introduzione piuttosto corposa per un'edizione di documenti, non ha in realtà la pretesa di porsi come una ricostruzione tout court della storia di Todi nel Medioevo, piuttosto che della storia istituzionale, religiosa, umbra, centro e basso medievale. L'ho pensata da studiosa ed editrice di fonti quali sono, perché credo che debba piuttosto servire come una cornice entro la quale collocare le tessere che i singoli documenti vanno a costituire. Mi auguro quindi che i testi, ora criticamente ristabiliti, possano fornire dei nuovi materiali per gli storici che vogliano finalmente cimentarsi nell'impresa. Perché dunque è sembrato importante fare un'edizione di questi materiali? Innanzitutto perché penso che chiunque si occupi della storia politico-istituzionale e religiosa dell'Umbria o del centro Italia, tra pieno e basso Medioevo, sarà quasi inevitabilmente inciampato nel primo dei documenti di questo fondo, ossia il privilegio conservato in originale emesso dalla cancelleria di Papa Leone IX in favore dell'abate di San Leucio, monastero benedettino in Todi, il primo, del 1051,
che è diventato un pezzo da manuale di diplomatica, secondo per antichità soltanto a quello concesso da Benedetto IX al monastero di Grotta Ferrata nel 1037, da quel che ne so. O magari ci si sarà imbattuti anche nel celebre privilegio imperiale concesso sempre a San Leucio da Federico I a Barbarossa nel 1177. Quindi pezzi slegati per la ricostruzione storica, che erano già stati editi perché rappresentavano i classici pezzi da manuale di diplomatica, tanto più per una branca della diplomatica considerata speciale, tra cui rientra appunto la nostra fattispecie, vale a dire quella dell'edizione dei documenti pontifici, vescovili, imperiali, comunali e via dicendo, ma editi anche per la loro antichità e per il loro particolare pregio. Non dimentichiamo infatti che la maggior parte della documentazione che ho avuto il piacere di editare in questo volume ha avuto la singolare fortuna di conservarsi in originale. Poi ho collazionato anche tutte le copie, però insomma il fondo e l'appendice contiene moltissimi documenti originali. Quindi per riassumere, la parte per così dire prelibata era già stata edita, sia pure in minima parte, da alcuni tra i maggiori diplomatisti del secolo scorso, tra cui lo stesso Kerr, Giulio Battelli, per fare un esempio, mentre alcuni altri erano stati trascritti, per esempio dai bollandisti, senza particolari scrupoli editoriali, sebbene fossero fra i più citati e battuti dalla storiografia europea, quindi questo costituiva già un piccolo nodo. Pertanto credo che offrire agli storici materiali metodologicamente stabili e aggiornati fosse importante. Veniamo quindi, credo, all'elefante nella stanza. Una parte consistente e significativa di questi documenti era però del tutto inedita. Quindi, fatte queste debite premesse, direi di venire alla parte, diciamo, delle novità che l'edizione di queste importanti fonti ha restituito sia alla storia di Todi, sia a quella di alcune delle più antiche e importanti istituzioni religiose sul territorio. Allora, nel 1900 si diceva l'archivista e diplomatista Paul Fridolin Kerr, che allora impegnato nel monumentale lavoro di edizione nell'Italia Pontificia, ritrovava nell'allora archivio segreto vaticano, che era stato aperto ufficialmente all'accesso degli studiosi soltanto un ventennio prima, un gruppo di documenti, esattamente costituito da 27 pergamene, appunto, quasi tutte conservate in originale e due fascicoli cartacei, rubricate dagli archivisti come Instrumenta Tudertina. E lo ritrova grazie ad alcune segnalazioni di alcuni ex funzionari dell'archivio. Non è noto invece perché via i documenti, che risultavano ormai irrimediabilmente smarriti già da un quarantennio, ossia dal tempo degli incameramenti demaniali che a Todi erano avvenuti tra il 1860 e il 62, fossero giunti in archivio apostolico vaticano. Kerr dunque si trova tra le mani un corpus di documenti di straordinario valore, composto da, appunto, da un compatto gruppo di privilegi pontifici piuttosto antichi, un diploma imperiale, diversi diplomi vescovili, un prezioso inventario dei beni posseduti dall'abbazia di San Leucio e altri deleghe e pareri legali destinati invece a Montesanto. Il problema è che di San Leucio, prima abbazia benedettina, sorta sul punto più elevato dell'Acropoli Tuderte, si sapeva davvero ben poco. E quel poco lo si sapeva proprio grazie alla pur parziale e provvisoria edizione di alcuni suoi documenti. Non si era mai fatta chiarezza, per esempio, sulla sua esotica dedicazione. Chi era Leucio? Siamo davvero certi che si tratti di Leucio, vescovo di Brindisi, o si trattava di un errore per Seustio, come dicono rimbalza nella storiografia 7, 8, 9 centesca?
E da dove proveniva il suo culto? Molto poco poi si era detto anche sulle origini di questa fondazione. Ne erano mai state dimostrate le dinamiche che portarono al passaggio di questa abbazia benedettina a un certo punto sotto la guida dei premostratensi. L'impressione è che la storiografia che si era occupata di storia politico-istituzionale e religiosa di questo areale, diciamo, sia stata fortemente debitrice e condizionata in questo dall'impostazione offerta da Norbert Backmund, e legata alla sua cronotassi degli abati, c'era appunto anche quella di San Leucio, inserita nel suo Chronicon Premostratense, un lavoro del 31. Le informazioni che riportava, per esempio, era che San Leucio fosse un'abbazia sorta come cella dell'abbazia di Farfa, fondata nel 1040, che la sua chiesa fosse stata consacrata nel 1111 e che nel 1133 San Leucio fosse diventato ufficialmente il primo avamposto dei premostratensi in Italia. Si trattava, come capite, di tutte ipotesi provvisorie che andavano verificate alla prova dei fatti, eppure nel relativo vuoto documentario che circonda questi anni, queste date così precise che Backmund riporta, è stato invece, a mio avviso, possibile avanzare alcune ipotesi alternative. Una scoperta fortunata, grazie alla segnalazione tempestiva del collega Antonio Ciaralli, mi ha permesso, un paio di anni fa, di riconsiderare e meglio ambientare il momento di fondazione di San Leucio. Ho recuperato due frammenti membranacei, oggi conservati rispettivamente in un codice alla Columbia University a New York e in un altro codice invece fattizio alla British Library di Londra, i quali ricongiunti costituiscono di fatto il più antico documento privato superstite della città di Todi in età altomedievale. Si tratta, di una cartula venditionis in favore dell'abate di San Leucio, tale Dominicu, fin qui sconosciuto alla cronotassi di Backmund, che acquistava per nome e per conto dell'abbazia di San Leucio due lotti di terreno nel comitato studerte. Ho proposto quindi per il così ricomposto documento, purtroppo sprovvisto di datazione perché era affilato al momento del suo reimpiego nelle parti alte e basse della carta, una datazione tra la seconda metà del X secolo e il principio dell'XI. Di questo studio è stato pubblicato un opuscolo dal titolo Actum Tuder, edito nella collana Opuscoli della Fondazione CISAM di Spoleto. Il suo testo è stato di necessità posto in testa ai documenti in appendice di questo volume. Dunque, un primo significativo aspetto è offerto dallo slittamento all'indietro delle origini del cenobio. Non solo, sulla base dell'esame critico, storico e filologico delle fonti riferite a San Leucio e al suo culto, ho proposto una nuova ipotesi circa i contesti e le cause moventi di questa fondazione. Lo studio dei documenti, affiancato e corroborato dalla ricerca di altre fonti documentarie ritrovate negli archivi comunale e vescovile di Todi, ma anche l'escussione delle fonti memoriali, pensate ai diari, alle cronache in cui gli eruditi locali tra 6 e 700 riportavano dei veri e propri repertori delle iscrizioni epigrafiche che potevano vedere in città, sono stati in questo senso dei momenti fondamentali per la mia ricerca. L'ipotesi che ho avanzato alla fine è che il culto di Leucio, santo vescovo di Brindisi, sarebbe giunto a Todi per il tramite della sede petrina. Sappiamo infatti che durante il pontificato di Gregorio Magno erano state richieste delle reliquie del Santo Vescovo e che qui, solo qui, avrebbe assunto poi una caratterizzazione martiriale che è riferita anche nel primo privilegio destinato all'abbazia del 1051. Difficile che si tratti un errore, della cancelleria pontificia, per intenderci. Quindi questo culto, veicolato dalla sede episcopale romana, tramite chiare
strategie di concessione delle reliquie e di orientamento del santorale, con la diffusione anche di apposite pièce geografiche, questo culto avrebbe contribuito a rafforzare quella rete capillare di tipo politico-istituzionale tessuta tra i vescovi di Roma e i vescovi locali. E questo fatto, credo, possa suggerire in qualche misura che l'intitolazione, quindi la fondazione dell'abbazia, potesse dirsi di segno episcopale e che quindi la sua origine di San Leucio rimontasse già alla tarda età carolingia, come dimostra appunto il ritrovamento della cartola di X secolo inoltrato. Tornando ai documenti, quindi le conferme pontificie che seguono al primo privilegio tratteggiano una fase di progressiva espansione del cenobio sul territorio, che garantisce agli abati di San Leucio il possesso presente e futuro di una serie notevole di chiese e di cappellanie da cui l'abbazia traeva buona parte del proprio sostentamento e si garantiva il controllo di ampi territori sul comitato. Il diploma imperiale già citato di Federico I del dicembre 1177 arriva a interrompere, sia pure provvisoriamente, la stagione di protezione papale. Non stupisce affatto che in questa stagione San Leucio, come pure molti altri monasteri umbri, non avesse esitato a porsi sotto la protezione imperiale. Ma già dai primi anni del pontificato di Innocenzo III, altri documenti testimoniano già l'avvenuto ritorno sotto la protezione del pontefice e il ricorso anzi allo stesso per dirimere la prima di una lunga, lunghissima serie di liti sorte riguardo alla detenzione di alcune dipendenze dell'abbazia, fra cui appunto chiese, cappelle, terreni, da parte di chierici e cappellani locali, appoggiati più o meno tacitamente sia dal capitolo ma soprattutto dal vescovo. L'ultimo atto di questi scontri, che ricorderemo per il controllo delle dipendenze dell'abbazia, sembra almeno provvisoriamente risolversi con l'ultimo documento superstite che abbiamo nel fondo indirizzato a San Leucio, in cui per la prima volta, ormai siamo nel 1231, ci si riferisce all'abbazia e al suo convento come appartenenti all'ordine premonstratense. Quindi se la verifica con la documentazione superstite e con quella ritrovata e aggiunta dimostra che la cronologia delle fasi di sviluppo e di declino di San Leucio proposta da Bachmund non torna il periodo di fondazione né il momento di passaggio dell'ente alla gestione di Norbertini contro l'evidenza documentaria per cui fino all'ottobre 1207 si riferisce nei documenti la piena adesione del monastero alla regola benedettina. E loro erano, semmai, regola agostiniana, quindi proprio non torna. Si può indicare, quindi credo, solo deduttivamente l'intervallo successivo a quella data, cioè quindi a quella del 1207, e forse genericamente un momento fra gli anni 10 e i primi anni 20, come il momento reale di passaggio di San Leucio sotto la guida dei canonici riformati di Premontré. Dovette tuttavia trattarsi di un'esperienza particolarmente breve, presto naufragata, se già nell'autunno del 1235 i giochi erano fatti e l'abbazia venne soppressa e definitivamente smantellata nel gennaio del 1236 per volere del Papa Gregorio IX. I suoi ambienti, la chiesa, il convento e la biblioteca servirono ad ospitare la prima comunità di predicatori a Todi, mentre i suoi ingenti beni mobili e immobili, descritti fortunatamente in un inventario pervenuto ancora una volta in originale, insieme al suo prezioso tabularium, furono ereditati tutti in blocco dalla seconda comunità di Damianite, la prima è quella che si raccoglie a Cuti, in origine un'altra dipendenza di San Leucio, e queste Damianite si stanziarono sul Mons Mascaranus, ovvero l'antico sito cimiteriale etrusco dove, per dirne una, fu ritrovato il Marte di Todi, oggi ai Musei Capitolini. E sul Mons Mascaranus era stato edificato per loro
un complesso monasteriale intitolato a Santa Maria, appunto, di Montesanto, che è poi il toponimo attuale del sito. Ho ipotizzato che una parte residuale di quel tabularium, quella considerata per così dire di scarto, fosse invece rimasta fra le mura in eredità ai predicatori. Sappiate però che da questa parte meno scelta viene proprio il codice miscellaneo filosofico-scientifico, la cui carta di guardia era proprio il documento ricomposto e ritrovato della Cartula Vendicionis di cui vi parlavo prima, che poi, come ricostruisco nell'altro lavoro, era stato smembrato dal celebre collezionista Voynich per alzarne il valore commerciale. Quindi lo divide, lo mette in due codici e così alza la base d'asta. Almeno così penso io, la ricostruzione che ho cercato di dare. La storia istituzionale di San Leucio si chiude qui, ma prosegue quella invece della comunità domenicana ospitata nei suoi edifici fino agli anni 1371-1373, quando fu ordinata ed eseguita la loro distruzione per edificarvi la rocca. Ecco perché proprio di San Leucio, allo stato presente, non è rimasto nulla se non i documenti. Anche di questo loro archivio, cresciuto sulle ceneri di quello della prestigiosa abbazia, si conservano almeno una decina di documenti in originale della massima importanza. Dei più rilevanti, nell'ottica della mia ricerca, è offerta un'edizione nella sezione introduttiva, così non ci facciamo proprio mancare nulla, è strapieno. Con la ratifica invece della soppressione di San Leucio, Gregorio IX raggiungeva, credo, due obiettivi allo stesso tempo, due obiettivi piuttosto cari alle sue politiche. Da un lato, garantire, dopo l'insuccesso dell'approdo in San Fortunato, una prestigiosa sede urbana ai predicatori, che ora sono il punto qualificante della sua azione pastorale. Dall'altro, stabilizzare una delle prime comunità minoritiche femminili del centro Italia dopo l'esperienza dirompente ad Assisi. A queste ultime, sia Gregorio e sia poi i suoi successori, Innocenzo IV e Alessandro IV, guardarono sempre con particolare benevolenza, difendendole dalle continue molestie e rivendicazioni del capitolo cittadino, desideroso di impedire le operazioni immateriali dell'immissione nel possesso delle proprietà un tempo appartenute a San Leucio. Lo fanno di continuo. Basti pensare che si giunse soltanto 20 anni dopo, nel 1257, ci dice un documento, a una fase provvisoria di tregua in cui la badessa di Montesanto è però costretta a trattare direttamente col vescovo Pietro Caetani per la divisione delle 17 dipendenze principali di San Leucio. 8 continuarono legittimamente a spettare alle Damianite, diciamo le più fruttuose, le più estese. Damianite che ormai sono diventate Clarisse nel 57, mentre ben 9 finivano nell'orbita del presule del capitolo. Della consistenza e della vastità di tutti questi possedimenti e della loro capacità anche di rendita annua si offre un assaggio nell'edizione dell'inedito inventario del monastero di Montesanto redatto nel 1362. Poco dopo la redazione di questo inventario, sappiamo dalla documentazione superstite che alle monache fu richiesto a più riprese di abbandonare il loro cenobio a causa delle guerre e dei disordini cittadini. Sappiamo però che le Clarisse qui resistettero strenuamente fino ai primi anni 30 del secolo successivo, quindi 1433, quando furono recuperate e traslate proprio a Montesanto le reliquie di Jacopone. Dopodiché le Clarisse furono forzosamente accorpate alle Benedettine di San Francesco, sempre in valle a Todi, appunto, con cui non condividevano né la forma vitae, come evidente, né tantomeno e soprattutto volevano condividere il proprio prezioso tabularium, che era la sola vera difesa dei propri diritti. Questo
Questo tabularium venne tuttavia forzosamente unito per sempre volontà pontificia solo dopo il 1438. Di tutto questo materiale che ora abbiamo rimesso insieme, fu fatto un inventario nel 1617 dai rettori pro tempore del monastero di San Francesco, prima che questo stesso materiale venisse sepolto in un baule nel dicembre del 1860. Non tutti i documenti provenienti dagli archivi degli enti già ricordati si conservarono, però, e questo lo si desume e cerco di ricostruirlo perché è segnalato da alcune annotazioni nell'inventario, questo del 1617, riguardanti documenti perduti o non catalogati. Da altre fonti, Sbaraglia, Garampi, lo stesso Leoni, si deduce che alcuni documenti vennero sì da loro parzialmente trascritti, mentre altri andarono irrimediabilmente sottratti. Di questo materiale, appunto, si smarrirono poi le tracce fino al 1900, quando il CER li ritrovò in archivio segreto. Come dicevo, quindi, questo libro è solo una delle forme possibili che avrebbe potuto assumere il lungo confronto con quei materiali d'archivio, e meglio con l'archivio che essi restano a documentare. Molti dei ritrovamenti di questa ricerca non compaiono proprio nel volume. Uno di questi ritrovamenti, con cui vorrei chiudere questa presentazione, campeggia proprio sull'immagine di copertina. È il particolare di una carta riutilizzata nel 1532, perché per fortuna è segnalata la data, come coperta di un registro notarile del notaio a Stancolli di Todi. Questa carta è ciò che resta di un passionario di grande formato che diremmo atlantico. In gergo tecnico, realizzato probabilmente a giudicare dalla sua scrittura a Roma, scritto in romanesca, in Carolina romanesca, attorno alla metà dell'undicesimo secolo. Il fatto davvero significativo, però, è che questo frammento di passionario trasmette allo stato presente proprio la più antica attestazione nota della vita di San Leucio. Quindi, se è economico pensare che il notaio a Stancolli avesse reimpiegato pergamene recuperate da libri uscite dal proprio ciclo vitale nelle istituzioni religiose cittadine, ecco che questa carta, antica, badate bene, come il più antico privilegio pontificio di Leone IX, quindi 1051, questa carta promette di rappresentare la sola traccia superstite della vita culturale e liturgica del primo San Leucio, abbazia benedettina. Quindi può darsi che si tratti di un libro liturgico arrivato da Roma insieme a quell'insolita dedicazione su cui gli eruditi tuderti si sono a lungo interrogati per poi arrendersi completamente alla sua inesplicabilità. Dopo la dissoluzione materiale dei suoi edifici, anche il culto di Leucio andò non solo affievolendosi, ma si consegnò davvero all'oblio dei tempi, tant'è vero che non sapevano se fosse Leucio o Seustio, non lo sanno più distinguere. Quindi l'occasione di trarre da questo oblio San Leucio e la sua storia, grazie all'edizione della sua documentazione superstite, è venuta proprio dagli sviluppi di questa ricerca. E nel libro spero troverete alcuni spunti e ipotesi convincenti. Grazie. È veramente complessa, eh? Una vicenda, credo che abbia Parecchio. richiesto studi molto approfonditi e molto impegnativi, quindi non posso che farle i complimenti perché per la mole di lavoro che si è sobbarcata sicuramente e per aver restituito anche un luogo importante nella storia medievale del territorio.
che io consiglio a tutti quanti di comprare, perché è la cosa migliore da fare per rendere omaggio ai suoi sforzi e ai suoi studi. Quindi ricordo il titolo, che è Instrumenta Tudertina, le più antiche carte dell'Abbazia di San Leucio e del Monastero di Montesanto di Todi, appena pubblicato dal CISAM e ovviamente curato da Gaia Sofia Saiani, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra gradita ospite e che ce ne ha parlato in maniera così esaustiva. Io la ringrazio davvero tanto Grazie e a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove oltre a questa troverete tutte le altre video presentazioni realizzate finora. Grazie ancora. a lei. Grazie, davvero. Un saluto a tutti.